Buongiorno a tutti. Questa mattina, come Comune di Camerino, siamo ospiti della Regione Marche prima di cominciare la conferenza stampa di presentazione della mostra Camerino fuori le mura, prospettive d'arte dal 400 al 700, un breve video. Ancora tu? Quante volte te lo devo dire? La mostra è chiusa. Devi tornare quando apriamo. Benissimo, allora buongiorno a tutti. Ecco, oggi finalmente diamo l'avvio a questa mostra importante, secondo me è una mostra simbolo, intanto perché ovviamente raccoglie delle opere che sono state danneggiate dal terremoto e che sono state restaurate con la collaborazione di più soggetti istituzionali che hanno voluto dare questo segnale di rinascita e di ripartenza. Quindi la collaborazione che c'è stata, secondo me, è un esempio che deve esserci in tutte le occasioni, perché poi grandi progetti si riescono a portare a casa quando c'è un lavoro di rete, un lavoro di squadra. Quindi io ringrazio l'Arcidiocesi di Camerino San Severino Marche, l'Università di Camerino, la Sovrintendenza, il Comune, il Comitato Scientifico e anche tutti quanti gli sponsor che hanno reso possibile questo appuntamento importante. Ecco, come dicevo, attraverso queste opere che sono state restaurate abbiamo avuto anche l'opportunità e l'occasione di conoscerle anche più a fondo, perché con il restauro si sono anche scandagliate e visti tanti particolari, la storia proprio del loro iter creativo e artistico, grazie allo spin-off dell'Università di Camerino che ha curato il restauro. Quindi oggi veramente è un momento di dare questo segnale di speranza, perché noi marchigiani abbiamo sempre dimostrato che dalle situazioni difficili ci sappiamo rialzare e ci sappiamo rialzare diventando ancora
ancora più forti proprio con questi atti simbolici. Questo percorso ci ha aiutato sia quindi a valorizzare queste opere che erano state danneggiate e ci ha anche permesso di dar vita a un nuovo polo museale, quindi diciamo che dalle esperienze negative poi dopo invece nascono delle opportunità e delle occasioni invece che mettono in risalto proprio la voglia di fare cultura. Ecco, la cultura secondo me deve essere un po' il volano per rilanciare il nostro territorio. Un po' come la Fenice che risorge dalle ceneri, secondo me è proprio questo qua, il valore che deve avere la cultura nella nostra regione, perché siamo in un territorio pieno di ricchezze, di bellezze, con sia da un punto di vista, sappiamo, pittorico, con tutti i nostri big del Rinascimento, ma soprattutto siamo una regione veramente ricchissima di arte e di cultura, partendo anche no, dai teatri, dalla grande ricchezza dei teatri che abbiamo. Infatti qua ci siamo mossi proprio per presentare la candidatura come regione dei teatri all'UNESCO, la proposta di candidatura, perché insomma dobbiamo valorizzare quello che abbiamo. E quindi ecco, il fatto di partire dalle opere che sono state danneggiate, che sono dei nostri tesori, e valorizzarli è proprio la vision che noi abbiamo come regione. E quindi intanto ecco, ringrazio veramente tutti quanti e sono sicura che sarà un polo attrattivo per questo territorio che ha tanto sofferto, ma che dimostra sempre insomma potercela fare grazie a questa sinergia che comunque si crea sempre insieme all'università, al comune, anche con la diocesi, quindi veramente un ottimo lavoro di squadra. La regione è al vostro fianco e quindi ringrazio ancora di nuovo a tutti quanti. Grazie, ringraziamento in primis per tutti coloro che hanno reso possibile questa mostra, quindi in particolar modo la Regione che ha supportato il Comune, che ha consentito che si potesse realizzare, che si potessero appunto riprendere queste opere e cercare di restituirle, perché questo è il senso della mostra, all'università e alle diocesi, che sono le istituzioni della città e con le quali, per riprendere le parole dell'assessore, necessariamente e doverosamente e io dico anche ineludibilmente occorre fare squadra, e questa è la dimostrazione che quando le istituzioni nel senso più alto del termine sono unite e condividono gli stessi obiettivi, allora una possibilità di rinascita si può percorrere, si può realizzare. Una mostra che ha, secondo me, due valori, due significati fondamentali, cioè quello sicuramente di costituire una possibilità di rinascita dal punto di vista anche sociale, economico, culturale, ma soprattutto un altro significato ben più importante che va oltre quello materiale, e cioè quello di far sì che un patrimonio che è la nostra città e con tutto quello che essa contiene viene non solo restituito, ma diventa allo stesso tempo un tesoro a disposizione della collettività. Ecco, se la mostra ha questo significato, quello di rappresentare, di tramandare, di trasmettere ai cittadini che cos'è il significato di quello che è stata questa nostra città, di quello che è e di quello che continuerà
ad essere. Patrimonio di tutti, patrimonio di cultura, patrimonio di sapere e patrimonio di crescita. Quindi io ringrazio infinitamente la Regione, voglio però permettetemi di esprimere tutte le mie, proprio la mia ammirazione e il mio riconoscimento a chi ha curato la mostra, in particolar modo all'assessore Giovanna Sartori, che tanto si è dedicata insieme a tutti i suoi collaboratori perché questo potesse essere possibile. Grazie infinite e lascio la parola all'assessore, prego. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti, buongiorno Assessore Latini, grazie di averci ospitato qui oggi. Dimostra anche questa vostra presenza, questa vostra ospitalità, la vicinanza e la sinergia che Regione Marche diciamo dimostra alla città di Camerino e al cratere sismico. Per me oggi è una grande emozione personale e chiaramente come assessore alla cultura della città di Camerino. Dal 2019, da dopo la nostra elezione, insieme all'Ufficio Cultura, insieme alla dottoressa Mastrocola, abbiamo partecipato a questo bando credendo fortissimamente che si dovesse fare del turismo e della cultura nei comuni del cratere, che non si dovesse mai abbassare quell'asticella che la vocazione di Camerino, città d'arte e di cultura, ci impone. Mentre la terra tremava, la sovrintendenza ci aiutava a mettere in salvo le opere della città di Camerino e dell'arcidiocesi e ci ha permesso di mantenerle e conservarle nella nostra città, e oggi è venuto il momento in cui queste opere in tutta la loro magnificenza devono tornare a parlare al grande pubblico e devono tornare a far circolare turismo e quindi visitatori. La difficoltà principale è stata quella di trovare uno spazio adeguato. Lei, Assessore, conosce bene il nostro territorio. Noi fino a pochi mesi fa avevamo quasi il 100% degli edifici del centro storico inagibili, ma abbiamo creduto fortemente, il Sindaco per primo, che questa esposizione doveva essere realizzata nel centro storico di Camerino, perché quella è la nostra casa, quella è la nostra città, e quindi grazie alla disponibilità infinita di Unicam e del magnifico rettore abbiamo trovato accoglienza negli spazi meravigliosi di Palazzo Castelli, che è appunto centro storico. Questa mostra si chiama Camerino fuori le mura. Questo fuori le mura ha tantissimi significati. Il primo fra tutti è il capovolgimento dei ruoli che il terremoto ci ha imposto. Palazzo Castelli e la passeggiata di fuori le mura fino al 2016 probabilmente venivano considerati un po' non centro storico, comunque non il cuore della città indubbiamente. Oggi diventano invece, con la vicinanza della Basilica di San Venanzio, da poco restituita grazie alla donazione del benefattore della Fondazione Arvedi, diventano invece il centro storico della città di Camerino, dalla quale la ricostruzione poi in realtà sta partendo da lì fino in Piazza del Duomo. E quindi questo fuori le mura è un po' un messaggio di grande speranza per la nostra città, che non si chiude nel campanile ma si apre al territorio, si apre alla regione e veramente azzarderei, ma senza troppo azzardo, si apre all'Italia intera, perché il fil rouge di questa esposizione è indubbiamente l'opera d'arte salvata dal sisma, recuperata e restaurata, che torna fruibile al grande pubblico, ma c'è un altro filo conduttore che il comitato scientifico, che adesso andrò a ringraziare, ha individuato, che è quello di aver tanti artisti di fama italiana e europea che nell'arco di 3 secoli, da appunto al 400 al 700, hanno pitturato e hanno lavorato per la città di Camerino, e parliamo di Dostodossi, parliamo di Tiepolo, parliamo di Valentin de Boulogne, cioè parliamo di esponenti della loro epoca, cioè parliamo dei principali esponenti della loro epoca. Quindi partiamo dal 400 Camerte, partiamo dal Rinascimento, da Giovanni Angelo d'Antonio, che è forse il maggiore esponente del Rinascimento marchigiano con la sua Annunciazione, e attraversiamo davvero 3 secoli di storia fino a terminare con il genio indiscusso di Gian Battista Tiepolo. Una mostra che si caratterizza a livello multimediale. Siamo riusciti, grazie al professor Francesco Maria Orsolini, ad avere un importante contatto con Alta Definizione, è una ditta unica nel suo settore che lavora con la fotografia, fotografa opere d'arte
con una risoluzione veramente diciamo unica nel suo genere, e quindi darà la possibilità a chi ci verrà a trovare di poter zoomare fisicamente queste opere, scoprendone davvero i più piccoli dettagli, i più piccoli particolari. Quindi una città che riparte, una città che riparte, come dicevi te, assessore, dal turismo, dalla cultura, che getta un po' il cuore oltre l'ostacolo e che quindi, sebbene ancora parzialmente fuori dal suo centro storico, ritrova in questa nuova concezione del fuori le mura una nuova vocazione, aprendosi appunto al territorio. Hanno lavorato tante persone, oltre chiaramente all'assessorato alla cultura, non è senza gli uffici, senza il supporto dei tecnici non si va da nessuna parte, e ha lavorato davvero in modo a dir poco intenso il comitato scientifico, quindi mi permetto di elencarne i membri e i componenti per veramente esprimere i più grandi e sentiti ringraziamenti. Quindi il professor Pierluigi Falaschi, il magnifico rettore professor Pettinari, il dottor Matteo Mazzalupi, la professoressa Pattanaro, la dottoressa Marina Massa, la dottoressa Mastrocola, il professor Francesco Maria Orsolini e la professoressa Guerra Medici. Davvero un supporto scientifico di altissimo livello, senza i quali non saremmo potuti andare molto lontano. Per me, per tutta l'amministrazione comunale, è davvero un traguardo importante. Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco, chiaramente a Regione Marche, che ha finanziato tutto il progetto, a Unicam e a Monsignor Massara, e quindi all'arcidiocesi, con i quali davvero stiamo facendo un lavoro di rete, un lavoro di squadra, che conferma ancora una volta che solamente nell'unità di intenti si fanno le grandi cose e davvero si possono spostare veramente le montagne. Quindi io vi ringrazio, do appuntamento a tutti al 25 giugno, faremo l'anteprima stampa alle ore 11:30 e poi l'inaugurazione che seguirà alle 16:30. Grazie mille. Beh, è un grande onore stare qua oggi. Ci sono tantissimi spunti che sono stati dati, e nel ringraziare tutti senza diciamo fare una priorità, quindi ringrazio sicuramente tutti coloro che hanno lavorato per questa, che è una mostra tanto attesa quasi 5 anni, perché quando, e io lo ricordo bene, quando le opere furono portate via in quel novembre tragico da Camerino, ringraziamo comunque i Vigili del Fuoco, il Nucleo dei Carabinieri, la Lega Ambiente, che ricordo caricarono queste opere con tanta attenzione su quei mezzi per portarle in qualche diciamo ricovero, chiamiamolo così. Beh, noi camerinesi o camerti, come ci vogliamo chiamare, non eravamo sicuri che quelle opere sarebbero un giorno tornate. E quindi vederle ora in mostra nel centro storico di Camerino ha un sapore completamente differente. E quindi ringrazio, perché questa mostra, diciamo, si può tenere in un edificio che secondo me è a sua volta un'opera d'arte. E questo è l'altro valore aggiunto. Non ospitiamo le opere in una struttura provvisoria, non le ospitiamo, le ospitiamo in una struttura che magari non loro, ma in passato ha ospitato altre opere d'arte. Palazzo Castelli, o come in realtà si chiama, Palazzo Bruschetti Castelli, è una delle residenze più importanti della città di Camerino, e a me, diciamo, non dico mi corre l'obbligo, però vorrei anche ringraziare, lo devo fare in questa sede, per ringraziare la Fondazione Carima, che nell'immediatezza del sisma
diede risorse per recuperare immediatamente Palazzo Castelli. Questa magari è una cosa che forse non tutti sanno. Palazzo Castelli non era immediatamente agibile dopo il sisma, ma grazie alle risorse della Fondazione Carima noi siamo riusciti a recuperarlo e a restituirlo al suo utilizzo, al suo uso, che è quello di, diciamo, istituto di botanica, sezione di botanica, una sezione che affonda proprio nella storia dell'Ateneo e della città, perché in prolungamento con Palazzo Bruschetti Castelli abbiamo il nostro meraviglioso orto botanico, che già solo lui vale una visita e che cercheremo magari di utilizzare, proprio mettere a sistema con la mostra stessa, perché quell'orto botanico è stato, lo dico a Sua Eccellenza, che probabilmente lo sa, ma è stato un po' l'orto botanico dello Stato Pontificio per tanti anni, insomma, perché il nostro Ateneo comunque ha delle origini che dobbiamo andare a rivedere esattamente nello Stato Pontificio. C'è grande soddisfazione perché queste opere d'arte, alcune di esse sono di una bellezza unica, fanno comprendere al visitatore e magari anche al futuro studente o alla futura studentessa, alla famiglia che visiterà la città, diciamo, nel mese di agosto, sperando di trovare un alloggio piuttosto che una sistemazione per i propri figli, se dovessero decidere di venire a studiare da noi. Ebbene, quelle opere d'arte testimoniano l'importanza di una città, perché già solo una di quelle opere d'arte significa che lì c'erano delle fondamenta importanti. Il Tiepolo è l'unica opera che c'è da Bologna in giù, di Tiepolo, uno dei pittori più prestigiosi e cari da un punto di vista economico, quindi non erano in molti che potevano permetterselo. E altri pittori sappiamo quello che hanno fatto per quel territorio. Chiudo e non voglio allungarmi oltre, perché questa collaborazione, questa sinergia che c'è con il Comune e con la Diocesi è estremamente importante anche per quello che sarà domani. Questo è un primo passo, un primo step. Noi abbiamo deciso come Ateneo, e supporteremo il Comune e la Diocesi se questo cammino lo vorremmo fare insieme, sul settore dei beni culturali. Abbiamo messo tutta una serie di punti fermi che vanno da un bel luogo dove queste opere potranno eventualmente essere recuperate, ma anche valorizzate. E quindi ben volentieri farlo insieme con quelle che sono le nostre competenze. Oggi noi ci possiamo permettere, e lo sta accadendo non solamente per questa mostra, dove non c'è solo il nostro spin-off, ci sono i nostri ricercatori che vanno a valorizzare le opere, le stanno continuando ad analizzare, le stanno continuando a studiare, stanno cercando di capire come possiamo supportare nell'allestimento stesso della mostra. Ma dicevo che abbiamo tutta una serie di competenze, dall'informatica all'architettura, alle tecnologie diagnostiche per i beni culturali, alla chimica, alla fisica, alla geologia, che comunque sono collegate al settore dei beni culturali, che possono essere messe a sistema. Non ultimo, c'è un corso che lanceremo quest'anno, che è stato appena approvato, che è informatica per la comunicazione digitale, e che potrà proprio servire per far conoscere questo territorio e le sue opere d'arte a tutto il mondo. E noi saremo felici di collaborare su questo, diciamo, collaborare anche con la Regione su tutte le iniziative che vorranno andare a valorizzare le opere d'arte che sono presenti nelle Marche. Concludo io. Intanto ringrazio l'assessore per le sue parole anche affettuose di vicinanza,
carissimo assessore, credo che questa occasione diventa per ognuno di noi l'espressione per ribadire l'importanza delle istituzioni quando lavorano insieme, perché l'aver lavorato sia con il Comune, sia con la sovrintendenza, con l'Università e anche con voi, questo dà un grande messaggio di speranza, un messaggio anche di bellezza, perché il patrimonio culturale di questa regione è un patrimonio importante, un patrimonio che ci aiuta ad andare non fuori le mura, ma oltre le mura, da aprirlo al mondo intero e diventa una grande risorsa. Questo è il secondo salotto della bellezza, io lo chiamo, che apriamo nel giro di un mese su Camerino. Il mese scorso ne abbiamo aperto un altro. Darà l'occasione veramente intanto ai nostri giovani di riscoprire la bellezza dell'arte, la bellezza di tante opere che sono rimaste nascoste dopo il terremoto, ma darà l'occasione anche di un grande volano di cultura, ma anche di economia per la stessa Regione Marche nel mondo. Le Marche hanno tante bellezze, credo che quella dell'arte è una delle più profonde e più belle che noi abbiamo, quindi abbiamo veramente una grande occasione per portarle nel mondo, ecco, anche con vari strumenti informatici, ma diamo la possibilità anche a tanta gente che viene a visitare le bellezze ambientali di questo territorio anche di godersi qualcosa di unico e direi anche a volte irripetibile che noi abbiamo. Quindi ecco, veramente la ringrazio per la vicinanza, per la sua presenza, ci accompagni anche in questo territorio, perché attraverso l'arte aiutiamo anche queste terre così provate a rinascere. Ecco, oggi è un segno veramente bello in cui noi possiamo dire che questo territorio, come diceva lei prima, a volte è stato provato, ma è un territorio forte, ecco, che si rialza e trasmette al mondo qualcosa di bello. È la bellezza che ci aiuta a uscire da noi stessi, è la bellezza che ci aiuta ad essere positivi, è la bellezza che ci aiuta a rinascere. Ecco, questo salotto, ecco, di cui ringrazio tutti, ecco, ringrazio dal Comitato Scientifico all'Assessore, la dottoressa Mastrocola e tutti, perché chiunque nel proprio piccolo ha collaborato perché questo sogno si potesse realizzare. Credo che debba essere uno dei tanti sogni che debba continuare, perché non ci fermiamo al secondo salotto, ecco, bisogna aprire tanti salotti, tanti musei, avere la capacità di farli lavorare in rete, perché questo ci aiuta anche a mettere le varie bellezze dei tanti territori della Regione Marche a disposizione dei tanti turisti che vengono da fuori, e quindi le potenzialità ce le abbiamo. Ecco, questa nostra collaborazione sicuramente ci aiuterà a fare cose belle. Ecco, e la bellezza ci aiuta a venire fuori da noi stessi, ecco, a superare quei localismi e campanilismi che tante volte sono una delle tentazioni anche nelle nostre regioni. Ecco, quindi veramente la ringrazio della vicinanza, ecco, ci accompagni anche attraverso il suo assessorato in questo cammino di rinascita. È importante la sua presenza ed è importante anche che lei ci sostenga in questo cammino. Grazie. Assolutamente sì. Nell'ottica della collaborazione mi sono dimenticata di portare i saluti del consigliere regionale Gianluca Pasqui, che non è potuto essere presente per un impegno precedentemente preso, però comunque, ecco, porto i saluti perché è un consigliere del territorio. Grazie, grazie. Grazie. Bene. Se no si collegavano, parlavano. Faccio io una domanda all'assessore. Anche perché l'assessore, essendo di Fabriano, io sono anche vescovo suo, infatti, di Fabriano. Infatti, ecco. Quindi devo stare. Allora, noi abbiamo tante opere d'arte che veramente col terremoto sono state danneggiate. Credo che il vostro sostegno ci sarà di grande aiuto
perché il patrimonio non è nostro, è di tutti, anche se giuridicamente può appartenere a una diocesi, può appartenere a un comune, però credo che il vostro sostegno è importante, ecco, quindi le chiedevo, è possibile prevedere anche tra i vostri fondi, nonostante avete tanti impegni, perché l'assessorato sicuramente comprende tanti aspetti, lei parlava anche del teatro, ma non possiamo negare alle future generazioni, sia del territorio, ma anche che vengono da fuori, il godersi queste bellezze, ecco. Le volevo chiedere, lei prevede nei vostri fondi di avere una considerazione particolare nel recupero di queste opere? Allora, sicuramente questo è un tema sensibile, un tema importante, perché noi salvando le opere è come se salviamo noi stessi, salviamo la nostra storia e la nostra identità, quindi è una delle priorità. Per quanto concerne le modalità, insomma, di intervento, ecco, sicuramente dovremo un attimo vedere da un punto di vista pratico, iniziare questa catalogazione, iniziare a capire anche, no, un po' producendo, facendo come è stato fatto adesso, questa azione di squadra sinergica, perché se